Venezia. Il film era Nomadland di Chloe Zhao, un buon film che sicuramente andrà a finire nelle nomination degli Oscar 2021 e che ha ricordato comunque in parte il grande ruolo di Frances McDormand degli ultimi anni. Quello che vi consigliamo di andare a rivedere sul Cili, ovviamente, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, un ruolo che gli valse il secondo Oscar dopo di quello di Fargo e che gli è rimasto attaccato addosso. E che dire, Frances McDormand è ormai una delle più grandi attrici contemporanee, forse seconda Meryl Streep, sicuramente nella top 5, quindi vi consigliamo di andare a vedere quel film, Tre manifesti su Cili, ma trovate anche altro. Ciao! E ho fatto fino adesso check-in in questa meravigliosa suite all'Hilton. Guardate che meraviglia. E tra l'altro la vista è pazzesca. E il tavolino è una chicca perché mi hanno lasciato i dolcetti veneziani qui per fare un bel brindisino. Kit di sicurezza super cute e molto utile, soprattutto per noi che facciamo eventi e quant'altro. Comunque ragazzi, devo farvi vedere bene lo spettacolo di questa piscina. È uno dei punti più alti di Venezia e se volete fare una sorpresa al vostro lui, alla vostra lei, è per... Eccoci qui con il mio super team di hair and makeup e abbiamo quasi finito, così oggi pomeriggio ne approfittiamo di questa super location per scattare qualcosina e poi in realtà questo non è il look finale di stasera, quindi non c'è alcuna preview, alcuno spoiler, questo è solo il look per oggi pomeriggio, però super, guardate che bello. Penso toglierò anche questi gioielli, lascerò solo le forcine. E dopo una giornata full, ragazzi, un piccolo spoiler dell'outfit di stasera, stiamo andando all'evento Campari, dove ci sarà la proiezione della serie TV di Miss America, presentata da Cate Blanchett, quindi super wow. E niente, mi sto godendo Venezia al calar del sole, che è poesia, è una cosa pazzesca. Poi vi faccio vedere bene 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 il look che ho scelto. L'ultimo giorno. Non è l'ultimo. Ah, non è l'ultimo. Ormai è altro che Valentino. Non è l'ultimo? È l'ultimo solo se vuoi che lo sia. Forse lo sarà. No, per me. Statico. Martina, un nuovo ordine è pronto a ristabilire le regole. Dito, segui il dito, segui il dito. Aiuto, raga. Aiuto. New order. E una fonte interessante che siamo andati a guardare sono le fonti audiovisive, cioè siamo andati a guardare per esempio che cosa di questo dibattito si riverberava nella televisione pubblica, quindi in Rai, quindi abbiamo guardato tutto il materiale. Quello a cui ci siamo trovati di fronte a ricostruire tutto questo caso è un po' la carenza di un'interpretazione complessiva, di un'interpretazione generale, no? Di questo, di perché è successo tutto questo, no? Perché questo film ha fatto una cosa straordinaria, ha fatto litigare i gesuiti. Allora, come voi sapete, non c'è un gesuita che la pensa come un altro gesuita normalmente, quindi questo per noi è un'esperienza ordinaria, però su questo i gesuiti si sono scontrati. Il mio progetto inizialmente doveva intitolarsi Vietato per tutti, perché questa idea che un'espressione artistica, culturale, dovesse essere accantonata, nascosta, mi colpiva moltissimo. Io condivido in toto l'interpretazione del professor Minis, del quale naturalmente ho letto il libro, e già nel 2011 avevo a mia volta dedicato un libro totalmente alla dolce vita. Appuntamento dello spazio Fondazione dello Spettacolo al Lido e con molto piacere che ritrovo Silvia Chiodin, fu già protagonista qua allo stand di un altro evento. Comincia con il Sick and Sick, cioè i premi per i cortometraggi italiani. And now we begin with the actual award ceremony. What preceded was the jury of the Sick and Sick competition is
It's composed by producer Nicola Giuliano, Giovanni Pompili and... Eccoci qua, siamo ritornati in salone operativi. Buongiorno! Abbiamo un ospite per cena. Ciao! Io e l'Ariete full experience on a boat. Campari, alcolismo, pesce, roar. Per la pavida Giliberti che non è roar, non ha avuto il coraggio di salire. Io però ce l'ho avuto. Strano ma vero. Perché sei roar. Sono roar. Questo docufilm mi ha messo un po' di fronte a una visione della mia carriera, della mia vita, tanti anni, quanti sogni. Mi sono sentito sempre libero di esprimermi con il mio stile, che poi in realtà non era altro forse che l'amministrazione dei miei difetti.
È bellissimo, perché ho tanti ricordi legati a Venezia. Ci accompagnavo quando ero piccolo, al De Ben andavamo, poi feci la giuria dell'Uncino d'Oro. Un luogo a cui sono veramente affezionato, starci quest'anno è molto particolare perché è una Venezia inevitabilmente parecchio più intima, e ieri guardando il lungomare non sentivo la musica, non sentivo nulla, sembrava quasi di stare magari di essere tornati indietro nel tempo e di rivivere la Venezia della prima edizione. Magari in un certo modo lo è, una sorta di prima nuova edizione del festival. Siamo tutti precari come gli acrobati. Il problema è che nella vita devi essere in grado di riuscire ad esprimerti, a fare bene l'acrobata anche quando non hai la rete sotto. Molti riescono a farlo quando c'è la rete, però poi quando la levi non riesci a fare le cose più semplici. E purtroppo questo è anche un problema che compromette i talenti spesso e volentieri. I feel great about being here at the Venice Film Festival. It's wonderful. All the films I've seen are incredible. The festival is incredibly well organized. I'm just so happy that the organizers decided to do the festival this year. It was a very courageous, brave move. And I'm so thankful that we have our film here. I think the festival has brought a lot of light and happiness and joy to a very dark, dark year. So. Bravo, thank you, organizers. And I am very happy that we're back to the big screen, the physical screening. Really, it's almost 8 months that I stopped watching films. I watched in the computer and I thought that it's not a feeling that I same I get from the theater. And I am very happy that Venice starts again and that we are in the big screen and we watch the film, the real cinema, it's a real feelings. I am very happy to be here, to be part of this festival and our film is the main competition. Essere a Venezia alla Mostra del Cinema è già un premio di per sé. Quest'anno è un premio particolare, quest'anno è un anno zero e credo che questa sarà un'edizione che resterà nella storia, perché è un'edizione importante non per il cinema italiano, per il cinema in generale e anche per la vita. Quindi noi siamo estremamente orgogliosi di esserci stati, e parlo anche a nome del maestro Conte, che non è potuto venire ma che aveva già preparato lo smoking. Well, to make movies is to do acrobat work. And I feel like in the poster, you know, always in the air, thinking, you know, the way to fall down with no pain.